Buongiorno mondo, sono le 7:30, siamo già pronti, quasi pronti, per andare a fare la nostra escursione. Stiamo solo facendo la classica colazione con caffè nero, brioche, biscotti e vista lava. Oggi la colazione si fa qui. Buona giornata a tutti, vi facciamo vedere poi com'è l'Etna. La Simo ha messo gli occhiali per non far vedere la faccia preoccupata, perché ha scoperto che ci sono altri due escursionisti insieme a noi e lei ha paura di non tenere il passo, ma gli ho detto che il passo di solito si tiene quello dei più deboli, quindi. Ma ora ci inoltriamo, ma li vedete anche tutti di fronte. Ora sono tutti nel pieno della loro vegetazione, quindi tutto verde. Questa pianta, diciamo che no, non è normale che resista a queste altezze. Perché? Perché in inverno qua ci sono anche 2, 3, 4 metri di neve. Siamo sopra i 1800 metri, quindi in pratica diciamo che non ci dovrebbe essere, perché non potrebbe resistere rispetto a tante altre zone del mondo dove questa pianta, diciamo, vive, no? Facciamo che camminiamo qua, vediamo che c'è a volte qualche cosa che brilla, e quello è il silicio, ok? Anche qua si vede, un po' si vede anche qui, però che succede? Che le parti che sono rimaste al sole, alla pioggia, si ossidano e quindi quella brillantezza scompare. Invece qui, diciamo, è più evidente, no? Ma si vede anche qui. Stiamo camminando proprio all'interno della colata lavica che c'è stata nel 2002 e da qua si vede la profondità che ha raggiunto. L'eruzione del 2002 è stata un'eruzione a bottoniera, ovvero che si crea una spaccatura che è questa qui, lungo il crinale della montagna, e lungo questa spaccatura si formano un sacco di crateri che vengono detti i bottoni, e questo è uno dei più grandi formati appunto nel 2002. E lungo questa spaccatura ci sono tutti gli altri bottoni in fila uno all'altro. Della pineta, non qui, più in basso, abbiamo un pino secolare di 300 anni con un diametro di 1,23 m e si chiama zappinazzo perché in siciliano il pino si chiama puzzappino, zappino, da, proprio così. Giappino. Poi abbiamo anche un altro esemplare che è il castagno dei 100 cavalli che si trova nella zona di Sant'Alfio. Si dice che la regina Elisabetta, con i suoi soldati e i suoi cavalli, durante un temporale
siri, però con tutti i 600 cavalli, 600 soldati al di sotto di questo castagno, oggi patrimonio dell'UNESCO. Abbiamo finito il giro nella parte dell'Etna dove si era creata la spaccatura a bottone nel 2002. Adesso ci siamo spostati per andare a visitare una grotta che è qui sotto. Adesso la nostra guida Silvia è giù con l'altra famigliola qui Bocia e dopo tocca a noi scendere nella grotta. Hai paura anche della grotta? Un po'. Ma non è vero. E intanto ci godiamo il panorama da qua mentre aspettiamo il nostro turno. Qualcosa da dire? Ho fame. Adesso andiamo a mangiare, che ore sono? 2:15. 2:15, quindi la fame la sento anch'io, figuriamoci lei che ha fame sempre già dalle 10. Dalle 10 no, dalle 11, 11:15. Facciamo in vigilia le brioche, sono delle brioche così rotonde che hanno... Allora, zona molto umida, muschi e licheni. Questi sono i sedili di una volta, comodi, che utilizzavano. Belli morbidi, non, non sono cose che abbiamo creato noi, cioè sono state create da chi frequentava la montagna tantissimissimi anni fa. Le incisioni venivano fatte a spina di pesce e nella parte centrale per ricaduta scivolava la resina, veniva messo un contenitore in basso di terracotta, per ricaduta questo si riempiva di resina. La resina è questa colla qui gialla, non la tocco perché è molto appiccicosa. Il pino produce questa colla, è come una colla profumata, però se la tocchi poi si appiccica e quindi meglio lasciarla stare. Questa che faceva con il caldo, scivolava in queste cavità, aveva una parte centrale, vedete che qua ancora c'è là il segno. La mettevano qui la ciotola di terracotta, si riempiva e poi i tronchi venivano utilizzati per costruire gli alberi delle barche. Quindi che facevano? Toglievano tutta questa corteccia e la impermeabilizzavano per proteggerla dal sale dell'acqua del mare con la resina. More moments later. Ovviamente dopo l'escursione con la fantastica guida Silvia ci siamo fermati a rifocillarci. Grazie Silvia. Grazie a voi. Voglio documentare il fatto che la Simo ruba dal piatto degli altri. Anche per te. Anche per te. Com'è? Buona. Salsiccia presidio slow food e carne di maiale con finocchietto selvatico raccolto ai piedi dell'Etna, macinato su un ceppo di quercia dell'Etna con un grosso coltello, non macinato con diciamo le classiche macchine elettriche. E quindi cosa fai? Non ne provi almeno un pezzettino? Direi. Un'altra spunta sulla tua lista del cibo. Com'è? Siciliano. Wow. One eternity later. Ci eravamo lasciati forse che eravamo ancora a pranzo, come al solito, e il tempo un po' ne è passato, ma nel frattempo abbiamo raggiunto Giardini Naxos, abbiamo parcheggiato nell'area di sosta, ci siamo fatti una bella doccia, sì, siamo vestiti con abiti puliti, abbiamo fatto un po' di bucato e adesso stiamo andando a piedi alla fermata del bus per andare su a Taormina a vederla col tramonto, perché sta arrivando il tramonto, sono le 7, faremo un aperitivo e poi torneremo a Giardini Naxos perché mangeremo sul camper la pasta al forno che ci eravamo comprati per oggi a pranzo, visto che oggi a pranzo abbiamo mangiato con Silvia, la nostra guida, e ci toccherà mangiarci la pasta questa sera e non andare al ristorante un'altra volta, perché i soldi qua, i piccioli se ne vanno, i piccioli. Quindi andiamo a prendere il bus e vi facciamo vedere Taormina. Niente teatro, perché ormai è chiuso a quest'ora, ma almeno andiamo a visitare un po' il centro. Ah, dopo! Nachts.
nachgedacht über alles, was war. Erkannt, dass es nicht sein sollte. Io sono un articolo uno di un giornale di provincia, uno che fa tanto il rivoluzionario, ma poi per pagare il mutuo deve calare la testa al proprio capo, deve farsi umiliare da un direttore pavido o da un politico che si permette anche di alzare la voce. Non ci pensare, mi dico, non ci pensare. E questo perché sono un fottuto idealista, ma prima o poi guarirò.